Ebbene, quella è una pietra, sì. Bella raga, io sono Marco Feudale e costruisco chitarre. E oggi no, oggi faccio plettri. Benvenuti sul mio canale YouTube, Feudo Music, dove parlo di liuteria e apparentemente costruisco plettri. Potete trovarmi anche su Tocity, dove parlo sempre di liuteria, ma in maniera un pochino più approfondita. Molto più approfondita. Ci sono già due miei videocorsi, uno sulla rettifica e uno sulla manutenzione. Andateci a dare un'occhiata, sono entrambi a 20 euro l'uno. E ne parlerò in particolare, in dettaglio, in un altro video. Allora, oggi sto facendo un plettro in pietra. La pietra è difficile da lavorare ed è molto pericolosa da lavorare. Innanzitutto, guanti, occhiali protettivi e mascherina per le polveri fini. Questa è la cosa più importante, perché la polvere di pietra non deve essere in alcun modo respirata. Davvero è estremamente dannosa per i vostri polmoni, perché esattamente come l'osso non esce dai polmoni, rimane là. Quindi ragazzi, non respiratevi la pietra, mettetevi sempre le mascherine protettive, non respirate sta roba. Detto ciò, queste sono delle pietre che ho preso al mare, questa non ho idea di che pietra sia. Penso sia qualche tipo di pietra sedimentaria, perché nella zona non ci sono vulcani, sono sugli Appennini Calabri, quindi deriva dagli Appennini Calabri, quindi penso sia una pietra di origine sedimentaria, ma non ne sono sicuro. Quello che sto facendo semplicemente è utilizzare degli abrasivi, perché l'utilizzo di dischi diamantati l'ho escluso a priori per evitare di rovinarli troppo, perché l'unico che ho per il multiutensile, per questo Tac Life, è molto vecchio, non troppo ma abbastanza da essere un po' smussato, e quindi vorrei evitare di rovinarlo ulteriormente con una pietra. Ma siccome quelli non sono fatti comunque di diamante, stiamo sempre parlando di metallo con un pochino di tracce di diamante là sopra, ma pochissime, figurate se no mica te le davano così a poco. E lo trovo, ho deciso adesso di utilizzarlo per altre cose, specialmente per il legno, per cose diciamo di precisione. Qua ho deciso di utilizzare gli abrasivi, perché tanto sti cilindri abrasivi costano poco e niente, quindi anche se si rovinano non me ne frega niente. Ovviamente questo mi porta a fare un sacco di polvere, quindi mascherina. Comunque, il vantaggio della pietra per un plettro, beh, non è granché, poi ne parliamo verso la fine, vi dirò. Ma quello che sto facendo semplicemente è creare innanzitutto la forma di un plettro e seguendo delle linee. Quello che però poi ho fatto alla fine è fare una forma del Dragon Heart Pick. Come al solito, nel video precedente, io non sto facendo questo per mostrarvi come fare un Dragon Heart Pick. Qui sto facendo vedere come io ho fatto un plettro. Non c'è nessun, non vendo questi plettri, quindi non guadagno nulla, non è a scopo di lucro e non è assolutamente per violare il copyright della compagnia. Quindi, semplicemente perché è interessante come forma. Come vedete, ho provato a utilizzare anche una raspa, ma sono presto tornato ai cilindri abrasivi. Comunque, io ora accelero e dopo questa accelerazione parliamo un pochino dei vantaggi del plettro di pietra rispetto ad altri materiali.
Quindi ho fatto bene o male il plettro. È più o meno pronto, come potete vedere. Ho fatto la forma generale e sto. In realtà qua era fatto il plettro. Che cosa ho fatto qui? Ho deciso di cambiare forma. Perché ho detto, no, questa forma non mi piace, voglio provare. In realtà era meglio, sarebbe stato meglio lasciarlo così. Era molto più figo. Dovevo magari ridurlo un pochino di dimensioni. Ma ho deciso di fare questa forma al Dragon Heart Pick. È stata una pessima idea, perché semplicemente ho sbagliato la forma e quindi è venuto male. Ma poi i plettri di questi materiali, a quanto ho potuto vedere, tendono a voler essere un pochino più spessi e più arrotondati, perché spesso sto plettro, nella forma attuale che poi vedrete verso la fine, si incastra in continuazione nelle corde e non è una forma che è venuta bene, quindi non è stato un vantaggio. Ora, la cosa interessante però per i plettri in pietra, ora lasciando perdere che ho sbagliato a fare questa forma qua, questo è stato un mio errore, una mia, diciamo, voglia di migliorare un qualcosa che in realtà già andava bene e ho fatto una cazzata. Il vantaggio di un plettro in pietra è che la pietra è molto difficile da levigare con abrasivi, quindi resiste molto bene l'abrasione. Tuttavia, è estremamente dura e soggetta a spaccature. E infatti, quello è stato poi uno degli altri problemi. Un pezzo del plettro si è spaccato e l'ho riattaccato un po' con il ciano acrilico, solo per, diciamo, monito il falli più spessi e falli con la forma normale. Adesso accelero di nuovo perché non c'è niente di interessante, questo è semplicemente io che levico sto plettro, ne parliamo dopo quando inizio a levigare. Ora, levigare la pietra, e qui mi sa che sto facendo quel pezzo vecchio. No, 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 è già finito così. Allora, innanzitutto sto finendo la forma, sto finalizzando la forma e ho deciso di finalizzarla a mano. Innanzitutto ho preso una penna per fare la forma del plettro come dovrebbe venire e ho preso della carta vetrata. In questo caso questa è quella per legno perché è la 60, ho tolto il grosso. E poi ho preso della carta vetrata per metallo. Ora, la pietra generalmente non si leviga in questo modo. Io non so lavorare la pietra. Partiamo da sto concetto. Non ho mai lavorato, questa è la prima volta. E mi ci sono un po' divertito. Ho tolto i guanti, in questo caso ho fatto sta cazzata. Perché poi però poi mi sono sporcato tutte le mani e cose, avrei dovuto lasciarli. Ma io non riesco a levigare i plettri con i guanti perché mi sfuggono. E quindi mi è venuto necessario togliere il guanto. Ora, il concetto è questo. Io in questo caso sto cercando innanzitutto, come vi ho detto, di finalizzare la forma e l'ho fatto a mano, ho ricontrollato 200-300 volte la forma del suo plettro e sono riuscito a sbagliarla. Non so come accidenti ho fatto. Sarà il fatto che probabilmente le linee sono anche difficili da vedere, non lo so. Comunque, ho sbagliato la forma del plettro. Punto. Non c'è niente da dire, l'ho sbagliata. Quindi, ora, il concetto è questo.
Quello che ho cercato di fare, posizionando anche la telecamera ad hoc, è farvi vedere un pochino come lavoro io di solito sui plettri. Ora, di solito faccio questa cosa, metto la carta vetrata per fare questa forma in particolare, in modo che sia sul bordo del tavolo, e cerco di levigare la parte in eccesso. Vedete come faccio? Ora, questo non è un ottimo metodo, perché l'ideale sarebbe fermarlo su una morsa da tavolo e poi lavorarlo con delle lime. Tuttavia, in questo caso parliamo di pietra. Io non volevo utilizzare degli utensili tipo lime, eccetera, che utilizzo per cose di precisione, per rovinarle, per fare sto plettro. Quindi sono andato con la carta vetrata. Un pochino alla volta ho cercato di rifinire la forma e poi, dopo tutto questo pezzo che voi vedrete in accelerato tra poco, ho levigato e rettificato il tutto, perché questa era un'altra delle cose che non avevo fatto, ovvero rettificare la forma. Come vedete faccio questo movimento curvo con la mano, non vado dritto, ovvero seguo la forma del plettro, la forma che io voglio dare al plettro, perché altrimenti farei una forma troppo dritta e poco funzionale. Comunque, adesso accelero e tra poco vediamo che cosa succede. Power. First time you feel it in my
Quindi sono arrivato agli stadi successivi della levigatura. Sto piano piano rifacendo tutti i passaggi che avete visto fino adesso con varie grane di carta vetrata. Ora qui sto già a 120 e poi passerò varie spugne abrasive, eccetera. E essenzialmente sto cercando di fare una forma che non abbia graffi, non abbia tagli, robe, perché in quel caso il plettro potrebbe diventare troppo aggressivo sulla corda. Ora, siccome è molto resistente all'abrasione la pietra, questo rende il plettro estremamente interessante anche a livello sonoro, perché è veramente squillante come suono, è molto, molto strano, particolare. Ma non so se questa pietra mi è piaciuta, rimane comunque strano perché avete il suono di un materiale pietroso che struscia sul metallo e non tutti piace. C'è questo suono di sottofondo anche sull'elettrica, ma figuriamoci su un'acustica. L'ho trovato interessante sulla chitarra classica, tuttavia poiché la pietra è estremamente aggressiva, io non l'ho usato alla fine, ho semplicemente provato a vedere il suono, ma sulla chitarra classica solitamente io utilizzo le unghie, raramente utilizzo i plettri. E va bene, comunque, il totale, diciamo, la morale qui, se vogliamo, è... la conclusione è che non so se farò altri plettri in pietra, ne ho altre pietre che mi sono preso apposta e che vorrei utilizzare perché sono interessanti, potrebbe venire qualcosa di estremamente estetico, ma penso che alla fine sarebbero meglio utilizzate per fare ciondoli più che plettri, o comunque robe più estetiche che altro. Magari degli inlays potrebbero essere interessanti, magari non sulla tastiera come segnatasti, ma magari sulla paletta come semplice, pure semplice estetica. Questo potrebbe essere un utilizzo più così, diciamo, più interessante di questo tipo di materiali. Il plettro, boh, ne proverò a fare un altro e vedremo le conclusioni, diciamo, ve ne parlerò, ma non sono rimasto molto soddisfatto. Comunque, nel video successivo, non so se sarà la prossima settimana o quella dopo, vi farò sentire le differenze di questi plettri su una chitarra classica, perché lì si sente di più, raga. E attacco la chitarra che ho col piezo diretta alla scheda audio, vi faccio sentire le differenze. E vi faccio sentire le differenze anche rispetto ad altri materiali. Comunque, bella raga, ci vediamo la prossima volta.